Dare voce ai pazienti ospedalieri per capire attraverso la loro esperienza cosa migliorare nei servizi sanitari è l'obiettivo dell'indagine dell'osservatorio PREMS curato dalla Scuola Sant'Anna di Pisa, che intende fornire dati concreti per interventi mirati. La parte universitaria scientifica riesce ad avere anche un impatto sul mondo reale, quindi come l'innovazione presente nella ricerca, quindi nella metodologia, nella raccolta dei dati, nell'ascolto dell'utente, come queste informazioni possono avere un impatto sul mondo reale. Dal 2018 al 2022 sono state contattate oltre 120.000 persone con 35.000 questionari. Hanno fornito il loro parere su comfort, servizi e tutti gli altri aspetti riscontrati nell'esperienza in ospedale per qualsiasi tipo di prestazione. Quello che abbiamo notato è che c'è una differenza, però, se guardiamo dentro alle aziende, reparti medici, reparti chirurgici, l'esperienza cambia molto e va tenuto di conto anche di questo quando si guardano i risultati. Il dato che emerge è la necessità da parte di pazienti e dei loro accompagnatori di avere una comunicazione migliore riguardo il coinvolgimento delle decisioni prese dal personale sanitario. Uno dei temi su cui dovremo lavorare è quello della comunicazione e della, come dire, gestione anche delle preoccupazioni e dell'ansia, diciamo, dei pazienti ricoverati. Questo è un indicatore che dal report, insomma, emerge leggermente, lo dico, superiore, diciamo, rispetto alle linee mediane, insomma, degli altri indicatori. Probabilmente è un indicatore che ha risentito anche degli anni della pandemia.